L'estasi della spada e della carne. È il sacrificio dei 300 spartani che vinsero l'impero persiano nella battaglia delle Termopili a conquistare la vetta del box office italiano con un incasso totale di 2.436.000 euro. Una vicenda storica che diventa episodio fantastico di un sequel dagli spettacolari effetti speciali e un gusto tipicamente americano che piace anche agli italiani. L'heroic fantasy di Noah Murrow aveva infatti già conquistato le sale statunitensi, dove ora spicca Mr. Peabody and Sherman, terzo classificato in Italia. Niente male, Peabody. Rob Minkoff colpisce i ragazzi con una storia volutamente infantile, dall'umorismo intelligente e una carica sovversiva rispetto alla tradizione dell'animazione. Ogni cane dovrebbe possedere un bambino, è la chiusa di Mr. Peabody. Ma è La Ciò delle Cinture, secondo classificato, che riporta la realtà di amori, tradimenti, sogni e dolori di due giovani sullo sfondo di una Lecce assolata. Se il lineare melodramma di Ospetek emoziona e coinvolge, Hair è un melodramma di fantascienza che lascia senza parole. Il film di Spike Jonze, sesto classificato in Italia, mette in scena il rapporto fra Theodore e il sistema operativo del suo computer. Cosa si prova ad essere vivi in quella stanza? Una storia d'amore al singolare, che dà voce all'assenza e umanizza la tecnologia. Tu non sei un uomo libero, non sei altro che un fuggitivo della Georgia. Il ribasso, invece, 12 anni schiavo, il film premio Oscar di Steve McQueen, che liquida la mostruosità della schiavitù nel sud agrario degli Stati Uniti tramite la sua spettacolarizzazione. Un'esplicita denuncia attraverso l'orrore della violenza che segna il corpo di Solomon Northup. Riceverà... Oh,